Ben ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Tanti come sempre i temi della puntata di oggi. Noi ci troviamo a Palazzo Marino, dove ha preso il via la Milano Digital Week, una settimana di eventi e incontri dedicati al tema dell'innovazione e della ricerca digitale, dalla Cyber Threat Intelligence, ossia la difesa contro gli attacchi hacker, fino ai servizi per il cittadino come il cambio di residenza online. Un ammasso di lamiere contorte ai piedi di Palazzo Lombardia sono i resti della Quarto Savona 15, l'auto di scorta che accompagnava il giudice Giovanni Falcone nel 1992 dall'aeroporto di Palermo al capoluogo, che esplose sotto i colpi di 500 kg di tritolo sull'autostrada A29 all'altezza di Capaci. Un momento che oggi viene ricordato all'interno di una teca posta sotto il Palazzo del Governo della Regione, un modo per continuare il viaggio di quell'auto tra memoria e testimonianza. Si avvicina il periodo natalizio e, come ogni anno, i milanesi cominciano a guardarsi intorno per capire che cosa regalare ai propri cari. Ma il 2022 è un anno particolare. Tra crisi energetica e difficoltà nel reperimento delle materie prime, è un periodo che ovviamente impatta sia le imprese quanto i cittadini. Noi abbiamo cercato con la nostra Giuse Chiricò di fare il punto con Marco Barbieri, il segretario generale di Confcommercio Milano, che ci ha raccontato le prospettive della categoria. La scuola di via Vivaio è da mesi al centro di un dibattito pubblico che ha coinvolto società e politica. Al centro della questione il trasferimento dei suoi alunni dalla storica sede dell'Istituto dei Ciechi di via Vivaio alla ex scuola elementare di viale D'Annunzio. Un trasferimento che però i genitori degli alunni stanno osteggiando in tutti i modi, proprio perché non ritengono adatti gli spazi del nuovo istituto. Noi oggi cerchiamo di fare il punto della situazione. Si presenta un Natale povero e con tante aziende che rischiano la chiusura. Le prospettive per il Natale sono sconfortanti, il caro energia sta mettendo in ginocchio imprenditori e consumatori. I commercianti non sono più ottimisti, stando anche a un sondaggio di Confcommercio, secondo il quale il 15% di loro, a fronte dei rincari energetici, prevede la chiusura dell'attività, il 10% la sospensione temporanea, l'8% la cassa integrazione. La resistenza degli esercenti milanesi al caro energia inizia da un ripensamento generale della gestione avuta fino a questo momento. Insegne spente anche di sera, frigoriferi anche, dove si può, luci e LED dappertutto, elettrodomestici impiegati in modo oculato e anche nelle realtà più grandi con investimenti importanti per l'ottimizzazione energetica, ammesso che tutto questo serva davvero a risparmiare. Ma il problema riguarda anche gli acquirenti: con gli aumenti del caro vita ci sarà un taglio netto delle spese dei consumatori per le prossime festività natalizie, con una diminuzione degli incassi per le aziende rispetto al 2021, cosa che metterà ancora più in ginocchio le imprese già a terra per il caro bollette. Abbiamo chiesto a Confcommercio come vede l'avvicinarsi delle festività natalizie con i problemi che le imprese stanno vivendo in questo momento. Lo vediamo con preoccupazione per quanto riguarda gli aspetti costo energia, rincari energetici e gas, anche se adesso abbiamo dei valori che stanno diminuendo. Con preoccupazione ancora sul tema, innanzitutto una preoccupazione umanitaria, sul tema del conflitto internazionale Ucraina. La viviamo però anche con una sorta di aspettativa positiva, proprio perché i numeri che sono ritornati a Milano sono numeri importanti. Stiamo valutando una serie di progettualità, soprattutto legate al tema delle luminarie, dove cercheremo di mantenere l'attrattività di Milano anche in corrispondenza, diciamo, del rincaro energia. Quindi stiamo pensando a una serie di progetti di sostenibilità per le luminarie e le illuminazioni natalizie. Quindi diciamo che siamo moderatamente ottimistici, ma nello stesso tempo molto realistici per i gravi problemi che vanno immediatamente affrontati, in primis quello dell'energia.
esigenze di bilancio da un lato, bisogno di certezze dall'altro. Il destino della scuola di Via Vivaio sembra segnato, ma i genitori dei suoi alunni non sembrano intenzionati ad abbandonare la storica sede dell'Istituto dei Ciechi. Una vicenda che negli ultimi mesi ha acceso un profondo dibattito in città. Cerchiamo allora di fare il punto su quanto accaduto dall'anno scorso ad oggi. La scuola media di Via Vivaio è l'ultima scuola a statuto speciale della Lombardia, creata 45 anni fa per gli alunni non vedenti e poi apertasi al territorio. Oggi conta 245 alunni, tra cui 38 con varie disabilità, che possono contare su percorsi educativi e soprattutto spazi scolastici adatti alle loro esigenze. Prima delle elezioni del 2021 il comune ha però annunciato l'intenzione di non chiedere un rinnovo all'Istituto dei Ciechi perché l'affitto sarebbe troppo oneroso. Il canone ammontava infatti a 800.000 euro all'anno, ma anche con uno sconto di 150.000 euro, secondo il comune, si rischierebbe un intervento della Corte dei Conti. Immediata la protesta dei genitori che sono scesi in piazza con i figli sotto Palazzo Marino, ma viste le esigenze di bilancio, soprattutto in anni di pandemia, il comune ha avviato le pratiche per il trasloco all'interno della ex scuola elementare di Viale D'Annunzio, affacciata sulla Darsena. La legge impone infatti alle pubbliche amministrazioni di trovare le soluzioni equivalenti al minor costo e il comune ha più volte ribadito di avere le mani legate. Arriviamo quindi a questi ultimi giorni con un sopralluogo della Commissione Educazione all'edificio di Via D'Annunzio, dove i lavori stanno continuando. Un sopralluogo acceso con genitori determinati a non abbandonare gli spazi di Via Vivaio. Il progetto didattico necessita di spazi atti ad ospitare questo progetto didattico, quindi per me c'è sia una questione di spazi architettonici, e non lo dico solamente perché sono affezionata alle mura della scuola che ho frequentato anch'io, ma perché ho visto poi rinnovarsi negli anni la scuola sempre più ad ospitare il progetto didattico, quindi le stanze, la dimensione delle stanze, il numero di stanze, insomma. Quindi sono fermamente convinto che lo spazio architettonico debba essere strutturato in modo tale da ospitare questo progetto didattico. E poi la seconda cosa che mi preoccupa, lo dico da mamma, tra l'altro io ho una figlia che è in terza e poi ho una seconda e un terzo, una seconda che è in quinta elementare e dovrò fare la scelta della media, e che io non penso di scegliere questa struttura perché per me è pericolosa. Io mia figlia di 11 anni non la manderei qui da sola. Milano non si dimostra assolutamente strutturata in modo tale da ospitare l'autonomia dei giovani, e quindi a maggior ragione mia figlia di 11 anni io qua non la faccio venire. Per me è troppo pericoloso, mi chiedo come facciano i pulmini con tutte le disabilità ad entrare. Noi abbiamo un parcheggio interno enorme che permette a un numero altissimo di pulmini di parcheggiare con tutta la calma, il tempo giusto necessario che ha richiesto, e invece qui non vedo come questo sia possibile, anche solo l'attraversamento, il parcheggio, dove entrano, dove non entrano, insomma, queste sono cose chiare ed evidenti che appunto confermano l'assoluta impossibilità e inadeguatezza. Sono mamma di Silvia Perotti, che è una ragazzina di Bua che frequenta la scuola media di Vaio. Cosa dire, ci vogliono mandare in questa scuola con le crepe, come vediamo, per cui già da fuori si presenta molto bene. Perché la Vivaio? Perché siamo qua a combattere coi denti stretti per il progetto Vivaio? Io vi dico un piccolo aneddoto, mia figlia era alle elementari, in terza elementare e quarta elementare, con questi sostegni che non sono mai adeguati per quelle che sono le necessità di questi ragazzini con problematiche, mi sono rivolta a Don Gnocchi, dove la ragazzina era seduta, era seguita. Il Don Gnocchi mi ha detto: signora, o lei alle medie porta Silvia alla scuola media Vivaio o sua figlia la perde. Cosa vuol dire questo? Che questo progetto, che conosce Milano, la Lombardia, è conosciuto in tutta Italia, veramente funziona. Io oggi, che Silvia frequenta la scuola Vivaio, dopo siamo in terza media, io vi posso assicurare che mia figlia è cambiata, è cresciuta, si è evoluta, si è aperta a livello mentale. Cioè, bisogna vivere questo progetto per capire realmente di cosa stiamo parlando. Questo è un immobile che la scuola ritiene non essere adeguato al tipo di didattica inclusiva che viene erogato dai docenti, dal corpo insegnante.
e qui non si pone neanche il problema del superamento delle barriere architettoniche, che pure ci sono, o degli spazi che sono molto più piccoli sia dentro sia fuori, addirittura in maniera grossolana, ma proprio di adeguatezza degli spazi al tipo di utenza, che è un'utenza fragile, gravemente fragile, fino al 19% quest'anno, più le altre fragilità arriviamo a un 40% circa di ragazzi in difficoltà. E quindi pensiamo che non sia adatto, ecco, non sia adatto al netto dei lavori che vogliono fare. A guidare le proteste dei genitori c'è da sempre la preside Laura Lucia Corradini, o meglio dovremmo dire la ex preside, dal momento che solo pochi mesi fa è stata sollevata dall'incarico, cosa che ha portato a una causa legale. Sono qui perché credo nel progetto educativo della Vivaio e in questo edificio non può essere portato avanti. La Vivaio è una scuola che ha un percorso pedagogico particolare e tutto il percorso che è stato fatto non è mai partito e non ha mai preso in esame questo aspetto. Credo nel progetto e, nonostante non sia più la dirigente della scuola, continuerò ad appoggiare le famiglie, queste le future, per portare avanti il progetto. Lo faccio venendo qua, sostenendole in questi momenti, ma anche attraverso un ricorso che ho presentato e che a gennaio avrà l'udienza nel merito, e da qui si saprà se potrò riprendere ad accompagnare questi ragazzi, docenti e le famiglie nel percorso del progetto della Vivaio. Dal canto suo, il comune continua a lavorare per rendere le nuove aule e i nuovi laboratori pronti per accogliere i ragazzi al più presto, anche se sulle tempistiche c'è ancora incertezza. Accolgo le critiche laddove possono essere costruttive, possono migliorare il progetto, lo abbiamo già fatto in questi mesi in cui sono state tante le osservazioni rispetto a quello che era desiderata anche sui laboratori, sul posizionamento, sul fatto che è tutta dedicata alla scuola. Inizialmente invece avevamo pensato di dedicarne solo una porzione, quindi credo che le attività su cui ci siamo spesi anche per innovare e per migliorare questo istituto siano ragguardevoli. È una scuola milanese, è una scuola che ha una sua struttura importante, tanto spazio, tanta luce, e evidentemente ha bisogno di quegli adeguamenti che stiamo facendo perché sia anche a norma. Questo è un tempo in cui l'edilizia in generale, l'edilizia scolastica, ci impedisce, come dire, di avere certezze, perché sappiamo benissimo che il rallentamento nella consegna dei materiali non è prevedibile. Noi per adesso sulla parte edilizia siamo in linea rispetto a quelli che erano i tempi di lavorazione, stiamo facendo più fatica sulla parte impianti, però ci si sta lavorando con determinazione. L'impegno che ci eravamo presi è quello di finire entro la fine dell'anno, in modo da poter fare il trasferimento, il trasloco, diciamo, delle strutture, delle segreterie nel corso delle vacanze natalizie e non intralciare l'attività della scuola. Una volta che avremo il cronoprogramma aggiornato, prenderemo delle decisioni, esattamente come a giugno abbiamo fatto una valutazione e stimiamo sui lavori e sulla possibilità anche di rispettare quelli che sono gli impegni. È stata esposta per 2 giorni in piazza Città di Lombardia la teca contenente i resti della Quarto Savona 15, il nome in codice usato per la Fiat Croma blindata che il 23 maggio 1992 è stata colpita in pieno dalla deflagrazione di circa 500 kg di tritolo allo svincolo di Capaci ed è saltata in aria insieme alla macchina di Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo. Al suo interno si trovavano gli uomini della scorta del magistrato Vito Schifani, Rocco Di Cillo e il caposcorta Antonio Montinaro, e proprio la moglie di Antonio Montinaro, Tina, ha partecipato alla cerimonia di presentazione dell'importante testimonianza. È importante, importante ricordare, perché i nostri giovani devono sapere, e per saperlo dobbiamo spiegargliele e dobbiamo essere anche crudi, fare capire che cos'era la mafia, che cos'è la mafia. E allora andare in giro con la Quarto Savona 15
ma è anche per dimostrare che poi abbiamo i siciliani che sono cambiati, una generazione cambiata e che non ci hanno fermata, perché dopo 30 anni noi siamo qui a Milano e la Quarto Savona 15 continua a macinare chilometri, quindi sotto questo aspetto non hanno vinto loro. Presente alla cerimonia anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, l'assessore alla sicurezza Romano La Russa, la presidente della Commissione antimafia del Consiglio regionale Monica Forte e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il valore è fondamentale perché, come dicevo prima, bisogna ricordare, ma bisogna continuare a combattere per la difesa dei valori della legalità. Dobbiamo sottolineare che lo Stato può forse subire degli atti di violenza inaudita come quello legato alle due stragi, ma alla fine riesce a far valere proprio i valori che sono alla base dello stesso, alla base della nostra società. Quindi è anche il modo per dimostrare a chi cerca di scardinare queste regole che lo Stato è sempre più forte di qualunque tipo di contrasto possa essere posto in essere. La Teca, 30 anni dopo la strage di Capaci, custodisce così ciò che rimane dell'autovettura di scorta del giudice Giovanni Falcone, un simbolo che serve a tenere viva la memoria collettiva per non dimenticare mai cosa hanno significato e significano tuttora le mafie nel nostro paese, ma soprattutto per tenere vivo il ricordo di chi quelle mafie ha cercato di combatterle per tutta la vita. L'impressione è stata molto molto forte. È chiaro che dobbiamo tanto ai giovani della scorta, così come ai giudici, parlo al plurale perché aggiungo naturalmente Paolo Borsellino e a Falcone, a loro dobbiamo tanto, tantissimo. È un esempio che deve essere ben presente soprattutto per i nostri giovani, per il nostro futuro. Non dobbiamo ritenerla una reliquia a cui rivolgerci per le nostre preghiere, semmai qualche preghiera la dobbiamo rivolgere noi verso il cielo per quei ragazzi che si sono immolati, ma deve essere appunto un esempio di coraggio, di passione. Senza l'esempio di questi ragazzi non vi sarebbe equità sociale, non vi può essere un'equità morale, spirituale, non vi può essere vita peraltro. Grazie a questi esempi abbiamo la forza di proseguire, continuare e estirpare questo cancro che ancora oggi purtroppo è presente nella nostra società, nella nostra nazione, e questo deve essere l'impegno di tutti, giovani e meno giovani. Una settimana di incontri, laboratori ed esperienze, un momento dove incontrare il futuro e ragionare su cosa si possa e si debba modificare. La Milano Digital Week è tornata ad animare in presenza, dopo i 2 anni di pandemia, la vita della città. Un momento anche per riflettere su come i cittadini si confrontino e approccino i servizi messi in rete proprio da Palazzo Marino. Nel nostro obiettivo di informare, per esempio, e ovviamente anche di costruire relazioni, transazioni, erogazioni di servizio con i cittadini, vi volevo innanzitutto dire che l'accesso al sito del comune è in costante crescita e per esempio a ottobre abbiamo sfiorato 1.900.000 visite. Ecco, tenete conto che l'anno scorso eravamo a 1 milione. Quindi veramente si tratta solo di avere volontà, capacità, ma questo ci conferma di come i cittadini abbiano necessità, abbiano volontà. Credo tutti che si debba comprendere che c'è una parte della popolazione che non è ancora digitalizzata, ma non ci si debba fermare a quello, che ci si debba fare uno sforzo di nuovo da qua, l'input che ho dato a Laila, di andare
andare nei singoli quartieri ad aiutare chi è più indietro e al contempo chiamare anche i familiari, i figli, i nipoti a dare una mano. A guidare la macchina digitale del comune è Laila Pavone, che è a capo del board per l'innovazione di Palazzo Marino, incaricato di disegnare la Milano tecnologica del futuro. Parleremo chiaramente dell'importanza e del fatto di essere competitivi come città anche a livello internazionale proprio grazie alla trasformazione digitale, all'innovazione tecnologica, ma tenendo sempre presente i temi legati alla sostenibilità, all'inclusione, perché tutti dobbiamo essere sulla stessa, diciamo, linea, dobbiamo essere assolutamente, tutti i cittadini devono avere a disposizione l'opportunità di utilizzare i servizi online, il digitale, consapevoli anche dei rischi e con un atteggiamento sempre comunque etico. Questi sono i 5 principi che guidano un po' tutte le attività che a livello di amministrazione, quando si parla di innovazione tecnologica, facciamo, ma che devono a nostro avviso essere assolutamente condivisibili con tutti quelli che oggi operano, fanno per il bene della nostra città. Tanti i progetti che caleranno su Milano nei prossimi anni anche grazie ai contributi europei del PNRR, dalla mobilità integrata alla sperimentazione della guida autonoma sugli autobus, passando per nuovi servizi anagrafici e fiscali interamente online. Ma tra le tante aree di intervento, quella che oggi richiede maggiore attenzione è probabilmente quella sulla cybersicurezza. Per questo nasce la piattaforma Cyber Secure City, che mira ad insegnare ai cittadini come difendersi da cyberattacchi e frodi online. Quando si tratta di attacchi cyber, il 95% degli errori sono causati da noi cittadini che facciamo degli errori. Quindi questa piattaforma sarà gratuita, accessibile a tutti i cittadini di Milano per ora e poi la espanderemo, per imparare a difendersi da questi attacchi con dei percorsi di apprendimento che vedremo fra poco in un video messo a disposizione di Milano Digital Week, per apprendere in maniera, ripeto, facile e gratuita come difendersi da questi attacchi. Anche per questa settimana siamo giunti al termine del nostro appuntamento con Milano Capitale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e ricordarvi che per qualunque segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazionemilano@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana.